even start? If you have to get bit to be infected, then who bit the first person? Ciao, sono Valerio Novara. Per capire come sia iniziata l'infezione in The Last of Us, dobbiamo tornare per un attimo a questo dialogo clamoroso del terzo episodio. Joel sta camminando insieme a Ellie per la strada. A un certo punto lei gli chiede: ma com'è iniziata l'infezione? Se uno deve essere morso per essere infettato, chi ha morso la prima persona? Joel risponde: nessuno lo sa per certo, nessuno ha una teoria solida su quello che è successo. La migliore ipotesi, dice Joel, è che il cordyceps sia mutato, entrando nell'approvvigionamento quotidiano delle famiglie americane, e quindi attraverso degli ingredienti di base come la farina o lo zucchero. Moltissimi supermercati e negozi vendevano questi alimenti a base di cereali, farina, pasta e mix di pancake, e c'è un momento in cui si sofferma su quest'ultima parola, sui pancake, che, se ben ricordate, abbiamo già trovato nella prima puntata della serie e che potrebbero spiegarci il perché Joel non si è infettato. Nella prima puntata vediamo Sara, la figlia di Joel, che vuole preparare i pancake a suo padre per il suo compleanno. Si rende conto che manca questo mix di pancake, il preparato per fare i pancake, e lui dice: no, mi sono dimenticato di prenderlo, sai che non mi piacciono nemmeno tanto. E in questo caso una delle teorie sul fatto che Joel non sia stato infettato dall'inizio della serie è perché non avrebbero mangiato i pancake preparati con il preparato di pancake, e che quindi si sarebbero salvati entrambi mangiandoli con le uova, e quindi non mangiando ingredienti di base nei quali il cordyceps era entrato, perché poi nell'episodio 3 Joel spiega che chi si infettava aveva mangiato qualcosa che aveva come ingrediente di base la farina o i cereali o lo zucchero. Tra l'altro non è la prima volta che Joel e Sara si salvano per non aver mangiato qualcosa che avrebbe potuto infettarli, perché già nel primo episodio, quando i loro vicini offrono loro dei biscotti, loro li rifiutano, poi si vede che la donna anziana che invece aveva mangiato quei biscotti era stata infettata. Solo perché poi, quando Joel torna la sera e dimentica la torta per il compleanno della figlia, diciamo che è stata anche una fortuna, perché avrebbero potuto esserci degli ingredienti contaminati nella torta e quindi sarebbero entrambi stati infettati. Tra l'altro, nel videogioco originale non scopriamo mai direttamente come è iniziata l'epidemia, l'infezione da cordyceps. L'unico elemento che abbiamo a disposizione è questo giornale che Joel legge a un certo punto, e in cui si parla di alcune colture che sono state infettate e dalle quali sarebbe partita questa infezione, e quindi possiamo collegarla a quella che è avvenuta nella serie già nella prima puntata e che inizia insomma già nel 2003. Insomma, non c'è dubbio che nel terzo episodio ci abbiano dato molti indizi in più per capire l'origine di questa infezione, ma sarà interessante capire come i nostri protagonisti riusciranno a sopravvivere anche grazie a questa potenziale immunità di Ellie. Vi parla uno che non ha giocato al videogioco e che quindi sta guardando la serie con molta curiosità per capire come si evolveranno gli eventi. Voi commentatemi qui sotto, fatemi sapere se siete d'accordo con le scelte della serie TV di rimandare l'origine dell'infezione a questo cibo contaminato, a questi ingredienti principali e di base contaminati, e fatemi sapere insomma che cosa vi aspettate dalle prossime puntate. Io vi consiglio di iscrivervi alla nostro canale YouTube Ciacche Azione e di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e Instagram. Io vi do appuntamento al prossimo video.